Francesco De Santis, direttore artistico di Teatri 35. Francesco, questa produzione dei Tableau Vivant dedicata agli arcangeli, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, noi siamo partiti da uno studio iconografico rispetto alla figura dell'angelo, l'angelo nella cristianità ovviamente. Siamo partiti appunto dalla ricerca di questa figura, che è una figura che si ritrova sia nel cristianesimo ma anche in altre culture con altri nomi. Ci siamo concentrati poi più nella figura iconografica che si è avuto nel periodo, diciamo, del barocco, in cui appunto la figura soprattutto dell'arcangelo Michele, ma anche dell'arcangelo Gabriele e dell'arcangelo Raffaele sono stati pienamente presi dai pittori del Rinascimento e poi successivamente del Barocco per farne iconografie molto seguite e che poi si sono sviluppate in tutto l'Occidente cristiano. Come spieghi il Tableau Vivant? Da questo siamo arrivati alla nostra tecnica. Noi in realtà che cosa facciamo? Prendiamo questi quadri, li studiamo e cerchiamo di cercare il movimento che c'è dietro a questo quadro. Perché dico il movimento? Perché noi lavoriamo sul Tableau Vivant, che è un'immagine ferma, però in realtà cerchiamo di strutturare tutta una sequenzialità che è fatta di movimenti che arriva al costruire e al decostruire appunto un quadro. Quindi in uno spettacolo ne facciamo, come nel caso di questa sera, 13.